Buongiorno a tutti, oggi vi faccio un video sui miei preferiti dell'estate. Allora, l'estate, è nel pieno ormai e quindi vi faccio vedere quali sono fondamentalmente i prodotti che sto utilizzando, e che mi stanno piacendo, mettiamola così. Allora, partiamo dal trucco, sono tre prodotti e sono tre prodotti che sto utilizzando molto volentieri ultimamente. Uno è veramente banale, ve ne ho già parlato tantissimo ed è il fondotinta minerale di Finisterre, questo qua, il Silky Dust nella colorazione 1N. Continua a piacermi molto, è quello che indosso anche in questo momento, quindi il colore perfetto per me, una polvere sottile che si fonde con l'incarnato e rimane asciutto, diciamo coprente il giusto senza essere pastoso, non lo so, a me piace proprio tanto, non lo senti sulla pelle, bello, bello, infatti ve l'ho fatto vedere anche nei prodotti finiti del mese scorso, ne ho terminato uno e ne ho iniziato subito un altro, quindi apprezzatissimo. Tra l'altro tutti i prodotti di make-up che vi mostro li sto indossando in questo momento, quindi il prossimo è un ombretto in crema che si chiama Metal Edition 24 Hour Eyeshadow della Bourjois. Io ne ho due, quello che indosso in questo momento è lo 08 Iron Woman, l'ho comprato da Machillalia e sapete che io amo tantissimo gli ombretti in crema. Tra l'altro quando fa caldo sono proprio dei salvavita per me, perché quando fa caldo non hai voglia di truccarti, hai fretta, bla bla bla. Utilizzo un ombretto in crema proprio steso col dito, un po' di matita, mascara e ciao. Appunto, quello che indosso in questo momento è questo qui, che si chiama Iron Woman, ed è un grigio medio argentato metallico. Si può stratificare, quindi io oggi l'ho messo in maniera piuttosto leggera. Vabbè, se faccio due occhi insieme, no? Uno per volta, che fa molto creepy, giusto per farvi capire. Si sfuma abbastanza bene, però poi si fissa e dura intatto tutto il giorno. Io lo uso sia così da solo che come base per trucchi invece un pochino più elaborati con ombretti in polvere. Devo dire che li intensifica e li fa durare a lungo, quindi super super promosso. Il terzo prodotto di make-up di cui vi parlo è questo rossetto. Ho riscoperto, perché già ne avevo uno, ma era un colore che non mi stava benissimo, quindi non lo usavo quasi mai, però ho fatto un ordine dal sito di Clio Makeup. E ho comprato tre rossetti, quattro rossetti. E quello che uso più spesso è quello che indosso in questo momento ed è Always On, che è un bel fucsia freddo, né troppo intenso né troppo slavato. Io per accordarmi, diciamo, al trucco occhi un po' leggero, l'ho utilizzato sopra un burro cacao, quindi si può anche intensificare questo, così è messo in maniera un pochino più, con mano un po' più leggera, però il rossetto è veramente molto bello, un colore splendido, pieno, la consistenza mi piace tantissimo perché non sbava ma rimane piuttosto morbida e sono veramente dei rossetti piacevolissimi da usare, quindi consigliati. Dopodiché, finiti i prodotti per il trucco, passiamo ai prodotti per il corpo. Allora, ho tre prodotti per il corpo e due per i capelli, quindi. Per il corpo sto adorando follemente, infatti me ne è rimasta tanta così, la vedo in trasparenza, questa mousse doccia rilassante con bambù e tè verde di Phytophilos. Allora, Phytophilos ha lanciato una linea di prodotti per il corpo un paio di mesi fa. Io in realtà non li ho presi per il negozio per ora perché volevo fare un po' di test, ma sicuramente a settembre ordinerò un po' di queste mousse perché a me sono piaciute, a me questa è piaciuta tantissimo. Sapete che io adoro le mousse per il viso e non poteva essere altrimenti con le mousse per il corpo. Ha un profumo buonissimo, veramente. Io lo trovo fresco ma con una nota leggermente dolce. L'unica pecca che ha questo prodotto, secondo me, è che il profumo avrebbe potuto essere un filo più intenso, però è comunque molto piacevole. È morbida, è lavante, mi piace tantissimo. Insomma, sapete che io quando vedo le mousse non capisco più niente, quindi questa super promossa. E dopo la doccia, quando mi ricordo, perché non è un passaggio che, mannaggia a me, non sempre faccio, sto utilizzando questa crema per il corpo della Nature's Nero Li Pesca,
Io non ho idea di che Inci abbia questa linea, dovrebbe essere abbastanza accettabile, ma in realtà l'ho comprata perché mi piace da impazzire il profumo. Infatti, vi ho già parlato del bagnoschiuma di questa linea qualche mese fa, e la crema anche è buonissima. Il bagnoschiuma, secondo me, di tutta la linea ha il profumo migliore. Io ho la crema e ho anche il profumo, però il bagnoschiuma è il mio preferito in assoluto. Però anche la crema si difende piuttosto bene. È una via di mezzo tra una crema e un burro, quindi è piuttosto sostenuta come consistenza, però si spalma bene e si asciuga abbastanza in fretta e il profumo rimane sul corpo, non in maniera molto invadente, ma secondo me piuttosto piacevole, quindi questa la amo proprio. Non sono una persona molto ligia con le creme per il corpo, quindi non so quando, se mai la finirò, però sappiate che mi piace. Quella volta che mi ricordo di usarla e di metterla e ho voglia, uso quella. Poi, visto che è estate e non possono mancare i solari, vi faccio vedere il solare che uso ormai da 3 estati, 4 estati, quindi tutte le estati è la stessa cosa, però ve lo mostro lo stesso. È lo spray 50 di Bioheart, senza profumo, protezione alta. Allora, questo in realtà all'occorrenza si può utilizzare anche sul viso, però vabbè, se metto un solare sul viso preferisco metterne uno specifico, a meno che io non sia in giro, non truccata, eccetera, eccetera, mi voglio portare una roba sola e allora va bene. Però questo fondamentalmente io lo uso sul corpo ed è sempre un prodotto fenomenale. Si spalma molto bene, non fa spessore, non lascia la scia bianca. Protegge benissimo, ha una profumazione molto delicata, pochissimo invadente. Riesco a farlo mettere anche ad Andrea che odia le creme, quindi più di così, secondo me, non posso chiedere da un prodotto. Utilizza un mix di filtri fisici e chimici, quindi per questo riesce a essere così fluido. Quindi se siete alla ricerca di un solare certificato biologico, sostenibile, biodegradabile, eccetera, eccetera, questo non fa per voi. Però a parte il filtro chimico, che è l'ingrediente non biodegradabile, il resto della composizione è pulita. Quindi se volete un prodotto naturale, diciamo dall'Inci accettabile, con una spalmabilità ottima, perché nei filtri fisici totali il problema di solito è quello che fanno un po' scia bianca, questo è un'alternativa molto molto valida che io consiglio tutti gli anni. Passiamo ai due prodotti per capelli di cui vi voglio parlare. Il primo è un'acqua proteica della linea Canapina distribuita da Bioteco. È un prodotto certificato IAB che è un ristrutturante protettivo del capello con olio di canapa, estratto di bambù, proteine della seta e bacche di goji. Allora, è un prodotto liquido, spray, che io spruzzo sui capelli il giorno dopo il lavaggio, prima di tutto per dargli un boost di idratazione, perché da quando appunto ho fatto questo lavoro di decolorazione, inevitabilmente i capelli sono più secchi, infatti ho dovuto cambiare tutta la mia routine e ho notato anche che aiuta un pochino a far riprendere il riccio. Allora, prima di tutto, ecco, questo lavoro che ho fatto sui capelli, adesso li vedete appena lavati, sono abbastanza decenti, però devo dire che ha proprio tolto un po' di fibra al capello, era inevitabile, sapevo che sarebbe successo, quindi adesso mi ci devo un po' abituare, piano piano poi i capelli si riprenderanno. Il mio riccio si è un po' ammosciato, quindi se già prima avevo problema il giorno dopo il lavaggio, perché il riccio inevitabilmente tende a scendere, adesso poi con i capelli così un po' più sfibrati, se li lascio asciugare all'aria non mi si forma, questi gli ho dato una botta di phon perché non si asciugavano, però se li lascio asciugare all'aria mi vengono quelle specie di simil beach waves, però non mi vengono più quei 2 o 3 boccoletti che ho, quindi insomma sono un pochino meno ricci, hanno perso un po' di riccio. E comunque con questa diciamo che il secondo giorno riesco a dargli un pochino di idratazione, soprattutto sulla lunghezza, e magari ridargli un po' di movimento. E sempre in tal senso ho cambiato anche lo shampoo, che non utilizzo ogni lavaggio perché tendo ad alternarlo con uno un pochino più delicato, però mi sono portata a casa il 43 grani di Ethical Grace.
che è uno shampoo più balsamo specifico per capelli secchi, ricci, trattati, sfibrati, a base di olio di cocco. Adesso vediamo se ha un profumo buonissimo, mi piace un sacco. Olio di cocco, olio di ricino, olio di argan, e poi camomilla, ylang ylang, limone e rosmarino. Insomma, tutta una serie di ingredienti che dovrebbero aiutare ad ammorbidire e idratare il capello, con cui mi trovo veramente bene. Sapete che io adoro gli shampoo di Ethical Grace, mi fa ridere il fatto che da un anno con l'altro io sia passata da usare quello per capelli grassi a quello per capelli secchi, proprio i due estremi. Però ecco, mi sono trovata bene con lo scacciaguai, che era quello per capelli grassi, e ora mi sto trovando benissimo con il 43 grani, quindi io li consiglio sempre molto 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 volentieri. E basta, devo dire che questo è tutto, questi sono i miei prodotti preferiti di quest'estate, ovvero quelli che sto utilizzando con più soddisfazione. Non ci sono delle grandi, incredibili scoperte, però insomma, alla fine in questi video vi faccio vedere quello che uso veramente, non cose a caso o magari appena comprate, sono cose che uso veramente da un po'. Se avete qualche prodotto interessante o che state usando, qualche scoperta particolare di cui mi volete parlare, scrivetemelo pure qui sotto. E questo è quanto, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!